passi la squadra in modo meno silenzioso, ma in modo forte, può portare avanti gli stessi obiettivi. Magari anche con un pochino più di baccano, anche con un po' di divertimento, questo si può fare. Pinotti, come cittadina, come genovese, cosa farebbe per la sua Genova? Le prime tre cose che vorrebbe fare? Io sento un'esigenza fortissima in questa città che è legata al tema del lavoro. So che il comune non è quello che crea lavoro, ma può, diciamo, facilitare tutti coloro che vogliono investire su Genova. Oggi questo tema ha bisogno di avere spazi, e questo vuol dire il piano regolatore, ma vuol dire avere dei trasporti, cioè fare in modo che quello che chi vuole investire su Genova abbia effettivamente la possibilità di avere delle risposte. E sento che questa città ha anche avuto quasi paura un po' del proprio lavoro. Io ho parlato recentemente con la compagnia unica per un problema che riguardava una proposta di legge, e a me hanno detto una cosa che ha colpito molto. Dice: Genova può diventare un porto internazionale, ma molti a Genova vogliono fare rimanere questo porto il porto dei genovesi. Allora, la prima emergenza che io sento è sicuramente il tema del lavoro. Io penso poi che esista una questione di grandissime potenzialità di Genova sul tema del turismo, finora sfruttata molto più in basso di quanto potrebbero essere le potenzialità di questa città. E poi penso che finalmente questa città abbia bisogno di avere tempi certi per cose che si possono fare, dalla caserma Gavoglio all'ospedale della Valpolcevera. Per troppo tempo abbiamo discusso delle cose, io penso che adesso si debba dire dove si può effettivamente arrivare, le cose che si possono fare, diciamo, dando corpo a dei desideri, ma dei desideri che poi possano essere fattibili. Il compito di un volontario sia davvero molto